Allora, grazie Lorenzo, tu vigila sempre sul Sì. buon andamento di questo webinar e intanto saluto tutti coloro che si sono collegati a nome del Presidente di tutta la direzione d'ISAR. Siamo arrivati al secondo appuntamento che ha per tema preparare la valutazione nel primo ciclo. Pregherei naturalmente di chiudere i microfoni in modo tale che così possiamo lavorare meglio. Poi chi vorrà fare delle domande potrà attraverso la chat proporre, chiedere di intervenire. Allora, il tema che abbiamo scelto è un tema rilevante nell'approssimarsi della fine dell'anno scolastico, no? Tutte le scuole, tutti gli istituti si devono misurare con la valutazione finale. Siamo convinti che la valutazione non è innanzitutto un adempimento formativo e amministrativo, ma è parte di un processo più ampio. Qual è il cuore di questo processo? È quell'attività di istruzione, di formazione e di educazione. E alla sua radice Nella sua radice, la valutazione è sempre un atto di stima, di riconoscimento dell'altro, di riconoscimento dello studente, di riconoscimento di un tu. E con esso non è semplicemente dare un indice del suo rendimento, ma è dare a dei ragazzi un riferimento e un orizzonte. Allora, un primo filo rosso di questo incontro è aiutarci a come interpretare la valutazione in questo nuovo e imprevisto contesto. Un secondo accenno, che ruota attorno alla parola preparare. Se la valutazione è un compito fondamentale dei docenti, l'atto del preparare rientra nella gestione del dirigente. È un atto strategico di quella che è stata chiamata più complessivamente la dimensione della leadership educativa. Leadership educativa, lo ricordo, è capacità di guidare, di accompagnare, di incidere nella realizzazione dei risultati, ma soprattutto, essendo una scuola, nella ricerca dei significati di fronte al destino. Quindi per noi dirigenti, per noi coordinatori, preparare non è solo l'adeguata predisposizione di un calendario, non è solo una ragionata sequenza procedimentale, ma è predisposizione accorta di indicazioni, suggerimenti, consigli che alimentano il processo valutativo, che perciò favoriscono quel processo di riconoscimento che è a fondamento di una didattica personale e personalizzata, di una didattica che pone come irrinunciabile e irriducibile il valore della persona e che naturalmente si chiude un anno scolastico con lo strumento. E quindi un secondo filo di domande, un secondo filo rosso è questo: come abbiamo preparato questa la gestione della valutazione? E sappiamo che questo viene prima di ogni ordinanza ministeriale ed evidenzia il valore di un'effettiva autonomia scolastica che oggi, più che mai, diventa intrapresa. Diventa impresa sociale come alcuni di noi nell'associazione amano ricordare. Il fine, che cosa ci proponiamo oggi? È chiaro che viviamo tempi straordinari, proprio l'utilizzo della didattica a distanza sottolinea questo. Allora, il fine di questo incontro è proprio quello di approfondire come le scuole del primo ciclo hanno vissuto
e interpretato il tema della valutazione, con la consapevolezza che la necessità, lo stato di necessità in cui ci troviamo, ha permesso nuovi ambiti di sperimentazione, un'accelerazione nei processi di autonomia didattica e organizzativa che erano impensabili se fossero stati svolti solo con dei corsi di formazione. Qual è il metodo con cui noi vogliamo comprendere questo, approfondire questo? È il racconto, l'esposizione di esperienze valutative, anche nella forma della testimonianza di dirigenti e per loro tramite anche di docenti e talvolta di genitori. Non dimentichiamo che nella didattica a distanza un ruolo nuovo viene vissuto dai genitori. Ecco, ci siamo, abbiamo coinvolto, abbiamo interpellato tre dirigenti che sono la dottoressa Pagliuca Elvira, che è dirigente scolastica di un circolo didattico di Fano, una neodirigente. Quindi il primo passaggio è proprio chiedere, ma un neodirigente come ha vissuto questo momento particolare? Che disposizioni ha dato? Un dirigente che ha ancora nella sua memoria fresca l'esperienza di docente. Poi il dottor Sottopietra Marcello, che è direttore di una piccola ma brillante scuola primaria paritaria di Trento, la Sacra Famiglia. E come ultimo invitato la Maria Paola Iaquinta, dirigente scolastica di Catania, dirigente di lungo corso con grande esperienza. Ecco, come vedete, in questo incontro tocchiamo dal nord al sud tutte le scuole della Repubblica Italiana e valorizziamo i due rami del sistema scolastico italiano, quindi sia gli istituti statali ma anche una scuola paritaria. Allora io lascerei la parola a questo punto a Elvira, Pagliuca Elvira, la dottoressa. Chiederei anche di presentare brevemente la loro scuola, il loro contesto, perché sappiamo che ogni processo valutativo non avviene mai disincarnato, ma sempre si radica in una comunità territoriale, in un contesto, in una vicenda che nella storia della storia della Repubblica è diverso e quindi ricco di valori e di esperienze. 20 minuti a ciascuno, poi alla termine delle relazioni c'è la possibilità di un dibattito. Grazie per l'ascolto, per la collaborazione. A te, Elvira, la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto, prima di iniziare con l'intervento e raccontare la mia esperienza da neodirigente, devo ringraziare in modo particolare il presidente Ezio Delfino, il dirigente Lucchetta, col quale abbiamo avuto modo in questi giorni di confrontarci in modo molto proficuo e sempre di crescita per me. E tutta l'associazione DISAL, perché devo dire che questo mi ha molto aiutato, a sentirmi meno sola, a darmi l'opportunità di confrontarmi e di condividere le notevoli difficoltà che tutti abbiamo avuto in questo periodo a partire dal 26 febbraio. Certo, queste difficoltà sicuramente per me sono state amplificate perché mi trovavo in anno di prova e in una regione che non era la mia, in una scuola dove la comunità scolastica mi aveva appena iniziato a conoscere, e voi sapete quanto tempo ci vuole per tessere quelle relazioni indispensabili per la crescita di una comunità.
La prima sensazione è stata di smarrimento, quasi di paura, la paura di essere capace di fronte a questa situazione emergenziale, di essere vicina a tutti, di essere vicina ai docenti, agli alunni, alle famiglie, famiglie nelle quali molto spesso, si vivevano i lutti. I contagi. Fano è nella provincia di Pesaro Urbino e, come avrete potuto sentire, è stata una zona rossa, con un numero di contagiati e purtroppo di morti notevole. E Fano è stata una di quelle cittadine che ha risentito moltissimo di questo. Credo che quindi per me, come per molti altri neo DS, il problema iniziale è stato proprio questo, quello di rappresentare un punto di riferimento, di far emergere quella che prima il collega Lucchetta definiva la leadership educativa. Io ci credo molto, ci ho sempre creduto, è forse quello che mi ha spinto a, anche se non più giovanissima, a provare questa esperienza lavorativa. Ci credo ancora che un dirigente, possa fare la differenza nella scuola, possa, lasciare un segno, seppur piccolo, ma un segno. Ripeto, grande smarrimento, nessuna soluzione di caso proposta per la preparazione per questo ruolo prevedeva una pandemia, quindi il mio lavoro, appunto, il mio lavoro è stato quello, appunto, sin dal primo giorno di chiusura della scuola, di restare in contatto con i docenti, telefonate, mail, videoconferenze continue, senza orari, e lo stesso per, i genitori, una vicinanza continua, una rassicurazione continua. Credo che i miei docenti, la mia scuola abbia capito quello che cercavo di infondere, perché con tutte le grandi difficoltà sicuramente ci sono stati dei risultati ottimi, veramente eccezionali. Perché di rassicurazione verso docenti che non erano pronti per la didattica a distanza. Molti di loro utilizzavano il computer così sporadicamente per entrare nel registro elettronico, quindi una difficoltà enorme. Come risolvere questo? Che tipo di formazione? Che tipo di aiuto? Credo, di aver imbroccato la strada giusta. Piuttosto che prevedere una formazione esterna con, anche ottimi relatori, ma magari per un pacchetto di poche ore, ho coinvolto immediatamente un gruppo di docenti e più, esperti. Che volontariamente, con grande spirito di solidarietà, perché in questo periodo dobbiamo parlare di solidarietà, e con tanto sacrificio sono stati vicino ai colleghi, li hanno formati con ore di formazione a distanza, ma il loro lavoro non è finito lì, perché nel momento in cui un docente manifestava una difficoltà, loro erano pronti e disponibili. Ho dovuto riorganizzare un po' tutto, avevo un registro elettronico non aperto alle famiglie e quindi la grande difficoltà di poter mandare comunicazioni immediate, c'era l'urgenza, la situazione emergenziale, quindi aprire un registro, creare account per tutti gli alunni. Tutto ciò ha richiesto sicuramente un grande investimento professionale, ma io dico soprattutto umano, un lavoro che costa, ma alla fine ci lascia tanta ricchezza dentro, un grande bagaglio. E
E adesso vi presento un po' il mio intervento. Rispetto alla scuola dove appunto sono dirigente, è un circolo didattico con 7 plessi, un'utenza molto eterogenea, perché alcuni plessi sono fuori dal centro della cittadina. E quindi abbiamo un buon numero di alunni extracomunitari, e questo chiaramente ha richiesto veramente tanto impegno da parte dei docenti, da parte di tutti noi, perché sprovvisti di strumenti, difficoltà linguistiche, ma ad oggi posso dire che nessuno si è perso. Siamo stati vicini a tutti e siamo riusciti a raggiungerli in tutti i modi, fornendogli lo strumento come tutte le altre scuole, ma utilizzando anche, ecco, io ho la fortuna di avere un comune molto attento ai bambini, tant'è vero che Fano è la città delle bambine e dei bambini. Addirittura questi alunni continuano il lavoro con i mediatori linguistici a distanza. Questo per me, questa è stata una grande opportunità, il fatto di poter dialogare con un territorio attento a determinate esigenze, un territorio attento alla cultura, attento alla lettura. È un circolo didattico che ha ottimi risultati invalsi e si colloca con dei risultati che appartengono all'Italia del Nord piuttosto che a quella del centro, quindi ha delle buone punte di eccellenza, con enormi difficoltà, ripeto, perché i docenti, insomma, magari sono avanti negli anni, quindi c'è la difficoltà di voler mettersi in gioco, però devo dire che hanno risposto molto, ma molto bene. Adesso vi mostro. Ditemi se si vedono. Dirigente Lucchetta, si vedono? Si vede, Perfetto. Ok. Allora, ecco, io più che soffermarmi su alcuni punti specifici, poi lo farò per quanto riguarda la valutazione, volevo illustrare, visto che la mia dovevo far uscire fuori la mia esperienza di neo dirigente, fare un piccolo quadro, un report di quello che siamo riusciti a fare in questo periodo. Mi piace iniziare con questa frase: dietro ad un problema c'è sempre un'opportunità. Questa mi sembrava la frase più adeguata per mettere in evidenza come migliaia di docenti, di insegnanti, maestri, tutta la scuola per intero si è attrezzata per far fronte all'emergenza, offrendo così il diritto all'istruzione, facendo in modo che fosse garantito a tutti questo diritto, nessuno escluso. La didattica, chiaramente, per attivare la didattica a distanza, una didattica che io amo definire empatica. Empatica perché? Perché doveva essere volta e deve essere volta a favorire il senso dell'unione, seppur nella distanza, seppur nella separazione delle distanze. Doveva ridestare la curiosità cognitiva che si era fermata perché i primi 10 giorni siamo rimasti tutti quanti così un po' spaesati. Gli insegnanti si limitavano a mandare dei compiti, non avevano ancora idea di quello che ci sarebbe stato dopo. Una didattica che appunto
mettesse in gioco tutti, ridando senso allo studio e a una scuola che, anche se traslocata, c'è sempre. Il cambiamento della didattica ovviamente ha previsto uno sguardo al passato, cioè il riferimento a tutto quello che era stato elaborato. Mese di febbraio c'era già stato l'aggiornamento del RAV, del TOF, del piano di miglioramento, per non parlare poi della rendicontazione sociale. E quindi tutto ciò, questo cambiamento, prevedeva assolutamente di revisionare quanto era stato elaborato in precedenza ed adattarlo alla nuova situazione. Quindi uno sguardo al passato, ma anche uno sguardo al futuro. Perché? Perché tutto quello che è stato fatto, o almeno quello che penso di essere riuscita a dare e a favorire nella scuola, tutto questo io l'ho sempre visto in un'ottica di miglioramento. Quindi uno sguardo al futuro, futuro che è prossimo, perché a settembre ci ritroveremo con situazioni che non sono ancora chiare, ma che quasi certamente prevederanno ancora la didattica a distanza. Quindi andando appunto nel passato c'è stato tutto il lavoro sulla documentazione e la prima cosa che chiaramente nel mio primo collegio che cosa abbiamo rivisto insieme? Abbiamo rivisto le modalità di questa didattica. Io ho puntato molto sul fatto che non si riproponesse con la didattica a distanza quello che si faceva in presenza, perché è assolutamente impossibile, ma cercare di trovare delle modalità in cui venissero fuori degli scambi relazionali, più che le interrogazioni, dei colloqui, delle discussioni, delle problematizzazioni di argomenti. E questo era fondamentale. Fondamentale perché sin dall'inizio abbiamo parlato di valutazione formativa e la valutazione formativa non può uscire da una semplice interrogazione o da un compito inviato a casa e svolto dagli alunni e poi rinviato ai docenti. Purtroppo sappiamo perfettamente come le famiglie intervengono a volte nelle attività scolastiche dei bambini e posso dire che questo è stato un problema. A volte il genitore addirittura interviene durante la video lezione in presenza. Quindi sono tutte piccole cose che abbiamo cercato di tenere sotto controllo con dei video molto simpatici, piccolini, rivolti ai bambini, per cercare di ricreare l'ambiente aula, lo spazio scuola. E anche le piccole regole dell'orario, del rispetto appunto dell'orario quando si entrava in lezione, e dell'alzata di mano anche nella chat, era la volontà di mantenere una routine che era scomparsa e scomparsa dall'oggi al domani per questi bambini. Ripeto, sono in una scuola dell'infanzia e primaria, quindi tutto quello che è stato fatto ovviamente pensando a loro. Quindi revisione della programmazione annuale, una revisione che chiaramente doveva guardare soprattutto ai nuclei fondamentali della disciplina e quindi rivedere quello che effettivamente doveva essere acquisito, doveva far parte degli alunni, piuttosto che andare sulle conoscenze,
picciole e ricordiamo appunto che non si insegnano le discipline, ma si insegna con le discipline. E abbiamo rimodulato il PEI, questo ci tengo a dirlo perché onestamente devo dire che in generale si è dedicata poca attenzione agli studenti disabili che hanno trovato nella scuola l'unico ambiente per mantenere i contatti con l'esterno. Consideriamo che gli alunni disabili dall'oggi al domani non hanno più potuto fare terapie, incontri con gli assistenti e la scuola, gli insegnanti sono veramente stati gli unici che hanno mantenuto quelle routine quotidiane indispensabili alla loro crescita. Dopo un mese e mezzo, adesso iniziamo ad avviare di nuovo il percorso con le ASL, gli incontri, ci preoccupiamo della continuità. Però per più di un mese ce la siamo cavata da soli. Ho avuto insegnanti, questo ci tengo a dirlo, che addirittura lasciavano al di fuori del portone di casa, le schede, le attività, che si sono preoccupati tutti i giorni di contattarli con semplici messaggi vocali. Ed ecco, a parte, vabbè, poi altri aspetti tecnici, che entriamo nel discorso della valutazione. Una valutazione basata, ovviamente, dico io, per passare da una didattica empatica è obbligatorio passare a una valutazione formativa che tenga conto di criteri specifici, la partecipazione, l'impegno, l'interazione e di questo tutte le scuole italiane si sono occupate e con grande soddisfazione finalmente ne parliamo in modo diverso. Parliamo di valutazione che deve andare oltre il voto, non si deve limitare alla valutazione decimologica, sommativa, ma deve tenere conto di tanti aspetti. Ovviamente una valutazione che tenga conto anche dei limiti e delle opportunità di questo periodo. Abbiamo creato una bella commissione di valutazione, uno staff veramente competente e soprattutto disponibile delle rubriche di valutazione che tenessero conto di entrambe le modalità, sincrona e asincrona, quindi che prevedessero verifiche completamente diverse. Quando parliamo di modalità sincrona, abbiamo la possibilità appunto di renderci conto immediatamente se l'alunno ha capito, se ha fatto proprie quelle conoscenze, adesso parliamo anche di conoscenze, quelle abilità, ma soprattutto competenze che volevamo fargli acquisire. E soprattutto mi fermo su un punto, sulla riflessione metacognitiva, di cui poco frequentemente si parla, o quantomeno ho visto nel collegio docenti, insomma, un po' di perplessità. Invece io ritengo che sia fondamentale, soprattutto in questa tappa di età, in questa fascia di età, iniziare a gettare le basi per l'autovalutazione. È fondamentale la riflessione sul lavoro svolto, come mi è piaciuto, sono riuscito a portare a termine il compito, qual è stata la mia difficoltà. E questo ci permette di avere un feedback immediato. Un feedback immediato sia per il docente rispetto al lavoro che ha svolto e sia dell'alunno. E poi va bene le modalità, la didattica a distanza con modalità asincrona, che
sicuramente è poco autentica, come dicevo prima, soprattutto a livello docimologico, perché è mediata dalla famiglia e il feedback non è immediato assolutamente, ma è una restituzione di compiti. Dopo aver chiarito appunto E ti questo ricordo aspetto, i tempi sì, perché ok, siamo ok, passati, perfetto, siamo passati a grazie. Non creare manco delle si rubriche di mangiare. valutazione che si rifacevano alle competenze chiave formative con livelli di prestazione, quindi assolutamente riferimento a descrizioni ben precise. Sono abbastanza, secondo me, semplici, ma nello stesso tempo complete, riferimento a competenze chiave cognitive ed in fondo appunto l'autovalutazione che sin dalla prima classe può essere adottata con semplici smile anche o con prestamano della famiglia. Tutto questo lavoro di documentazione viene analizzato tramite dei monitoraggi rivolti ai docenti, agli alunni e alle famiglie. Monitoraggi sulle varie attività, sulle modalità asincrone e sincrone, ed infine tutto questo viene portato al riepilogo dall'equipe pedagogica, dal consiglio di ogni classe che ha attivato tutte queste modalità. Tutto ciò viene sintetizzato per che cosa? A quale scopo? Sintetizzato per evidenziare i punti di forza e di debolezza della scuola. Io trovo questo il punto di partenza per il prossimo anno e credo anche che sia una specie di diario di bordo per prepararci al prossimo RAV a settembre, al prossimo TOF e piano di miglioramento. Concludendo, lo scenario che avremo è ancora incerto, non sappiamo ancora come si opererà. Scuole chiuse, scuole aperte, scuole a gruppi. Certo è che la scuola, come sempre, si attrezza per progettare il futuro anno scolastico. Mi piace questa frase, oggi non è che un giorno qualunque, tutti i giorni che verranno. E con questo concludo il mio intervento. Grazie Mira, avremo Prego. sicuramente l'occasione poi di riprendere nel dialogo e di Sì. approfondire. Io volevo sottolineare di quello che tu dicevi, Sì. a me ha colpito molto il fatto di come voi avete, uno dei problemi pratici che molti istituti sono trovati è stato quello di realizzare delle piattaforme in tempi rapidi. Potevano esserci due strade, una strada di una formazione, l'esperto e gli esperti che arrivano, oppure dei docenti, che decidono di sperimentare e di rimboccarsi le maniche. La mia esperienza è quella che questo metodo, questo learning by doing, questo, mettersi in proprio, è stato, di una forza, impressionante. Poi, altre due cose voglio sottolineare di quel che dici. Innanzitutto il fatto che questi tempi, quindi anche la valutazione in questi tempi, ci costringono a guardare al prossimo futuro. Il prossimo futuro vuol dire già impostare un lavoro tenendo conto di quello che accade. Un dato che molti avvertono è che queste vicende sono un punto di non ritorno nella scuola. Non possiamo pensare di ritornare come fu un tempo, come fu qualche mese fa. E poi è molto bello il fatto che tu dica è un'opportunità. Hai ripreso le parole di un grande scienziato italiano
in realtà un problema deve essere vissuto come un'opportunità, per quanto difficile e tragica possa essere la circostanza in cui veniamo a trovarci, in cui anche i bambini, tu hai soprattutto gestisci scuole con bambini piccoli, sulla loro pelle, per così dire, sperimentano la grande fatica di questi tempi. Adesso la parola al dottor Sottopietra, che viene da una scuola, come dicevo prima, piccola, ma in crescita, e soprattutto mi ha colpito poi l'origine di questa scuola. È una scuola che è nata per accogliere le ragazze orfane, le ragazze abbandonate, e quindi è nata da un grande gesto di carità, di amore verso il prossimo. E quindi appunto ci sentiamo, siamo contenti di sentire chi prosegue questa storia. Prego Marcello. Allora, buonasera a tutti. Parlo con un po' di imbarazzo di fronte a questa platea, non solo perché non mi ritengo un esperto di valutazione, anzi ho sempre trovato argomento abbastanza ostico, ma soprattutto perché capisco che come dire, il mio intervento ha effettivamente, che sarà, come vedrete, un intervento più di pensiero che non di, come dire, di azione, ha una prospettiva molto stretta, cioè lo vede dalla mia prospettiva, appunto, e deve per forza non tener conto delle prospettive di tutti quelli che mi stanno in questo momento ascoltando. Per cui spero vivamente che possa essere più di suggerimento che non di soluzione. E ritornando, come dire, alla storia della mia scuola, vabbè, il passaggio epocale di questa scuola è avvenuto 6 anni fa, quando le piccole suore della Sacra Famiglia hanno dovuto lasciarla, e io sono molto in contatto allora ancora con loro, l'immobile di per sé è ancora completamente loro, ma la gestione della scuola è passata ad una cooperativa formata da alcuni docenti della scuola, da alcuni ex genitori e da alcuni genitori ancora nella scuola. In questo momento la cooperativa ha una 40 di docenti. Le suore 6 anni fa lasciano dopo 110 anni di direzione di quest'opera, che appunto nasce più come un orfanotrofio, anche temporaneo, cioè le famiglie che non riuscivano a sostenere anche per un anno magari dei figli, li lasciavano qua, dove dormivano, dove venivano educati, e dentro piano piano hanno cominciato a creare delle opportunità formative per la crescita delle ragazze, e poi piano piano le ragazze sono andate via perché i tempi cambiavano, e è rimasta la scuola. È una scuola elementare, puramente elementare, non ha sotto un asilo, non ha sopra una scuola media, ha un brando riferimento alle scuole salesiane che sono qui di Trento per le scuole medie. E ho trovato 6 anni fa una scuola, come dire, ottima dal punto di vista della, come dire, della nomea, diciamo così. Del resto l'avevo provata, i miei figli partecipavano a questa scuola, io insegnavo tedesco nelle scuole statali. Una scuola tradizionale, intendo per tradizionale che applicava consuetudini senza farsi troppe domande, un po' rigida e molto richiestiva. La Sacra Famiglia di oggi è sicuramente una scuola molto più alla ricerca, una scuola molto in sperimentazione, dagli orti didattici all'intervento con i cani sui bambini iperattivi, e una scuola alla riscoperta anche di un carisma, nel senso che Sacra Famiglia è
l'unico, come dire, l'unico vincolo che ci hanno lasciato le suore è quello di non cambiare il nome, e questo io l'ho preso come un'indicazione di cominciare a capire come questo carisma da cui era nata la scuola potesse essere rivisitato, rivisto, reinventato alla luce, per esempio, che le suore non c'erano più, che la direzione era totalmente affidata ai laici. Dentro questa strada abbiamo incontrato qualche anno fa il professor Azzali, mondo salesiano per intenderci, e con lui abbiamo lavorato su quello che lui definisce il curriculum ecologico, cioè una progettazione che tenga conto di tutte le dimensioni del sé, e intendo il sé sia da parte del bambino che da parte della maestra, di chi propone l'educazione, di chi come dire, è in apprendimento, le dimensioni del sé che lui interpreta come quella valoriale, quella cognitiva, quella emozionale, quella relazionale e anche quella progettuale, e che propone anche l'abbandono di una progettazione curriculare per materie, che lui definisce a canne d'organo, cioè parallele fra di loro, che mantenendo la metafora dell'organo fanno musica a sé, ok? E tutti sappiamo bene, perché i momenti della valutazione intermedia e finale questa cosa si vede benissimo. Intendo questo, non ho mai inteso questo sottovalutando il fatto che dal punto di vista neogeologico la ragione abbia più metodi per investigare il reale, e che questi a loro volta producono degli strumenti, e che questi metodi e strumenti vanno mantenuti, pensati, studiati e proposti agli alunni, certamente, ma è anche chiaro che lo sguardo valutativo, cioè ciò a cui si dà valore, non possono essere questi semplicemente questi metodi, questi strumenti. Ciò a cui si dà valore deve essere la crescita globale del bambino, nel mio caso, o della bambina. Bene, dopo questo l'ho detto perché, come dire, per capire dove si è inserito questa frattura di qualche mese fa. Cioè si è inserita dentro una ricerca già in essere che ha evidenziato ancora di più alcuni aspetti che avevamo intuito prima. Io volevo semplicemente condensare il mio intervento intorno a tre parole, anche come dire, per attirare un po' la vostra attenzione. La prima parola è pinacoteca, e spiego subito perché. Perché l'isolamento e l'interruzione traumatica della scuola ci ha obbligato, rispetto alle nostre relazioni normali, ma anche alle nostre routine, ai nostri modi di insegnare, anche ai nostri modi di dirigere, a fare un passo indietro, evidentemente. Ci ha messo come di fronte ad una grande opera in una pinacoteca, appunto, dove per poterla vedere tutta dobbiamo fare un passo indietro. Per cui, facendo un passo indietro, si mettono a fuoco delle cose e se ne perdono altre di vista. Cosa abbiamo perso? Ecco, dal mio punto di vista abbiamo perso esattamente la capacità di valutare i singoli apprendimenti dei contenuti. Questo si è sfocato perlomeno. E sicuramente perché la mediazione degli strumenti è da questo punto di vista poco intellegibile, e dall'altra parte per via che, come dire, non sappiamo mai se gli elaborati che ci tornano sono frutto solamente dei nostri bambini oppure dei suggerimenti delle mamme, che peraltro, facendo un po' di lezione, sentiamo anche durante le lezioni stesse. Ma cosa invece abbiamo messo a fuoco? Abbiamo messo a fuoco il bambino. Ecco, questo è quello che è il punto essenziale. Il bambino nella sua capacità innanzitutto di esserci, nella sua capacità di partecipazione, nella sua capacità di comunicare
anche a distanza, e nella sua capacità di mettersi in gioco, di accettare le sfide. Innanzitutto la sfida dovuta a reinventare tutto un equilibrio che era andato improvvisamente perso. Questi mettersi in gioco, questo accettare la sfida che le maestre e i maestri provano a mettere in campo, intendo questo come compito, intendo questo come compito di realtà, compiti veri, dove la soluzione non è contenuta nel compito stesso, ma che implica la messa in moto, il dettagliare un piano di azione, una capacità di risolvere le problematiche, di resistere nei conflitti, fino all'elaborazione di un risultato comunicabile, e dunque si ritorna alla comunicazione. Da questo punto di vista, queste tre aree, la partecipazione, la comunicazione e l'azione reale, la capacità di mettersi in gioco, sono ciò che si intende come valutazione formativa, almeno secondo quanto il professor Dario Nicoli intende. Io non sto ad entrare nel dettaglio di questa cosa, ma vi rimando, perché lui lo fa compiutamente e con parole sicuramente più esperte delle mie, in un webinar che è disponibile sul sito di Indire alla data del 22 aprile. E dunque, ritorno al mio esempio. Questo passo indietro nella nostra pinacoteca cosa ha portato? Ha portato a rendere evidente che lo scopo dell'educazione non è il voto, ma lo scopo dell'educazione è la consapevolezza di sé e del reale che cresce nel bambino. Non è il voto, non è lo svolgimento del programma, non è la soddisfazione della maestra, ma questo io lo chiamerei posizionamento del bambino all'interno del reale, la sua capacità di muoversi, la sua capacità di resistere alle situazioni difficili, la sua capacità di relazionarsi e anche di prendersi delle responsabilità. Se questo è vero, io, come dire, come dirò dopo, spero che questo ce lo portiamo dietro anche dopo. Che ce lo portiamo dopo, anche dopo la pandemia. Uno dei tratti che vorrei che la scuola conservasse veramente è questa rivoluzione, perché questa è una vera rivoluzione. Bisogna tornare indietro dopo. Se partiamo dalla valutazione, bisogna andare a capire come insegniamo e a capire come progettiamo il nostro insegnamento dentro una dinamica di questo genere. E credo che questo, come dirò nell'ultimo punto, è un momento favorevole. La seconda parola che vi propongo è, che rubo in questo caso dalla Lucangeli, è tu mi manchi. Bisogna tener conto, questa è la riflessione che abbiamo fatto profondamente, che la situazione attuale dei bambini porta con sé un vissuto di situazioni emozionali molto pesanti, esattamente come la viviamo noi. Non so voi, ma io, come dire, il mio umore in questo momento va su e giù abbastanza altalenante. Tutti hanno vissuto la separazione e l'abbandono dei rapporti con i compagni, con le maestre, con le routine. Tutti hanno dovuto reinventarsi delle routine casalinghe. Alcuni hanno vissuto pesantemente, come diceva chi mi ha parlato prima di me, e alcuni hanno vissuto pesantemente anche la vicinanza del dolore e della morte, esperienza assolutamente nuova. Per questo, in questo momento, c'è bisogno di un alleato, non di un giudice. E c'è bisogno di una didattica della vicinanza, diceva appunto la Lucangeli, e un valutatore alleato è uno che ti viene vicino, che ti dice tu mi manchi, insieme faremo questo passo.
non sto a guardare se sei in grado di farlo. C'è una valutazione, e credo che la valutazione formativa rispecchi esattamente questa direzione, in cui si guarda ai processi del singolo bambino e ai processi e agli avanzamenti del singolo bambino, piuttosto che alla comparazione delle performance con i compagni. Peraltro, un piccolo aneddoto: la provincia autonoma di Trento a un certo punto ci ha chiesto una valutazione sulla didattica formativa, la didattica a distanza, e uno degli aspetti che veniva fuori nel dialogo con le maestre era esattamente questo, che la lontananza, come dire, tra i bambini ha portato a venir fuori molto di più le individualità. L'essere ristretti in classe in qualche modo porta sempre delle dinamiche dove il leader informa, anche senza accorgersene, informa i compiti anche degli altri, quelli che tendono ad imitarlo. Mentre essendo distanti, questa caratterizzazione singola di bambini, lo svolgimento dei compiti è completamente individualizzato, e questo è molto interessante. Chiuso parentesi. Terza ed ultima parola, matita. La prendo questa volta da Barrico. In un webinar svolto qualche giorno fa per Parole Ostili, lui conclude dicendo: abbiamo una matita, un foglio bianco ed un momento favorevole. E, beh, credo che sia proprio così. È un momento favorevole per lasciarci indietro un sacco di cose che già prima erano sopportate, inadeguate e da cambiare. Una di queste è, a mio modo di vedere, proprio la valutazione prevalentemente dedicata alla valutazione per materia, che riporta ad una logica di apprendimento di contenuti. E quando dico che la mia scuola era molto richiestiva, era in questa direzione. Io spero fortemente che questo momento ci dia la forza di cambiare, di cominciare a tener conto della crescita integrale del bambino, di progettare e valutare per competenze, sfidando i bambini a mettersi in gioco, e che queste sfide, che questi compiti di realtà siano volano per nuove conoscenze e nuove competenze, anche oltre ciò che gli abbiamo insegnato. Chiudo dicendo che, come sapete, la provincia autonoma di Trento ha competenza primaria sulla scuola, per cui può esercitare una certa autonomia rispetto alle decisioni centrali, e che anche qua stiamo combattendo perché il documento finale della valutazione cambi forma e si renda assolutamente coerente con il percorso fatto fino ad ora, e che questo, se non succedesse a livello nazionale, possa essere veramente una sorta di prova e che dopo possa essere portata sul resto del paese. Non è ancora chiaro, anzi, negli ultimi incontri con la provincia, tra la provincia e i presidi, domani ce ne sarà un altro, e questo tema è ancora molto caldo, ma credo che anche da questo punto di vista il poter ripensare una scheda finale che tenga conto di questo percorso e che peraltro non ci obblighi, francamente, diciamocelo, anche a una valutazione che sia abbastanza falsa, e possa, ma questo non mi interessa tanto, mi interessa che non ci sia un passo indietro rispetto a questa apertura verso le competenze, che non ci sia poi burocraticamente una chiusura di nuovo verso soltanto delle conoscenze. Io ho finito, vi ringrazio, spero sia stato minimamente utile. Ti ringrazio a nome di tutti per la profondità del tuo pensiero collegata all'esperienza che hai vissuto. Colpisce che una scuola così piccola
abbia viva un percorso che però ha una dimensione veramente universale, anche dei nomi che hai citato, dalle persone che hai citato. E questo ci deve rendere consapevoli che la vera rivoluzione è proprio la persona, cioè quello che uno è disposto a mettere in gioco. E quello che uno è disposto a mettere in gioco riesce, anche se è un piccolo particolare, riesce a produrre cambiamenti significativi, ed è interessante anche l'interlocuzione che avete con la provincia autonoma di Trento. E mi colpiva molte cose del tuo intervento, ma trovo originale e da conservare la tua affermazione circa il posizionamento del bambino all'interno del reale. È vero, cioè anche il tema delle competenze, perché potremmo vedere il tema delle competenze in un senso efficientistico, non solo che contenuti sai, ma cosa sai fare, mentre invece la circostanza presente spinge i docenti, spinge l'istituzione a lavorare affinché delle persone abbiano una consapevolezza, sappiano porsi in un reale che indubbiamente è destabilizzante. Perché non nascondiamoci, l'amara per un verso, ma opportunità per un altro, considerazione che non ci aspettano tempi facili. Grazie ancora. La parola ad una dirigente navigata in tutt'altro contesto, Catania, con tutta la bellezza e la fatica che il contesto siciliano vive. A te la parola. Grazie, buongiorno a tutti, sono Maria Paola Iaquinta e lavoro presso la scuola Cesare Battisti di Catania. Vorrei condividere il mio schermo. Mi confermate? La condivisione. Vediamo. Bene. Che cosa voglio raccontarvi? Perché la logica di oggi è una logica di racconto, di narrazione. Ringrazio Lisa per aver dato l'opportunità di questa riflessione. Ci siamo fermati, siamo in corsa, è stata una lunga corsa dal 5 di marzo, il giorno in cui le scuole in tutta l'Italia si sono fermate. E questo racconto è stato frutto dell'invito di Disal, di dilungarmi molto sui primi due punti. La scuola, risorse, il contesto, e poi passerò ad affrontare la questione che mi è stata assegnata, cioè come valorizzare gli apprendimenti in un contesto improvvisato. Faremo un passaggio riferendosi ai criteri per l'insegnamento, apprendimento e la valutazione, anche un approfondimento relativo ai monitoraggi che abbiamo posto in essere come comunità educante nei confronti della didattica a distanza, una riflessione finale sulle prospettive di miglioramento, e poi concluderemo con la musica che è cambiata questa situazione di grande sofferenza, di grande difficoltà, abbia in sé le potenzialità di uno sviluppo della scuola italiana. La nostra scuola, vedete nella foto un murales, è intitolata Cesare Battisti. Il murales è fatto dai ragazzi in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Catania. Ci sono delle cose importanti della nostra città, ci
sono dei monumenti, c'è la nostra scuola che è fondata nel 1916, è diventata un istituto comprensivo a indirizzo musicale nel 2011, con una storia abbastanza originale, nel senso che non proviene da un accorpamento per dimensionamento, ma da una richiesta dei genitori che prende coscienza, si rende conto che la scuola è per la vita, invece che si fondino le scuole medie nel quartiere San Cristoforo. Se vi interessa la storia, c'è il link qui in basso. Sono 800 alunni, sono tre plessi, è un contesto popolare e il centro storico Zona Porto, purtroppo trascurato per ciò che riguarda i progetti di sviluppo sociale. Risorse e contesto, rischi e pericoli sono tanti, il territorio può essere molto pericoloso. Nella slide un articolo della Repubblica dell'ottobre 2019 dove si riporta la dispersione scolastica segnalato dall'Invalsi. La cosiddetta dispersione scolastica implicita, 37%, cioè che fa riferimento a una sostanziale conclusione del percorso di studi, ma a una mancanza di competenze da spendere poi o nel mondo del lavoro o nel alcuni documenti legati alla situazione della devianza della commissione. È un quartiere molto difficile, molto complesso, dove i ragazzi corrono veramente il rischio di non avere possibilità di sviluppo sociale. Addirittura un piccolo cenno ai furti subiti dalla scuola che ha visto il depauperamento del proprio patrimonio. Però ogni medaglia ha il suo rovescio, meno male. Ci sono vantaggi, ci sono opportunità. Sempre dalla Repubblica dell'ottobre scorso un articolo che richiama il progetto Emergenze Educative, in cui la scuola è coinvolta, cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Sicilia proprio per prevenire la devianza e dispersione scolastica. Grande risorsa i docenti che vedete dapprima, vecchia maniera, old style, seduti nella sala del collegio dei docenti e adesso subito riconvertiti in lavoratori smart. Docenti che sono ben formati proprio per la consuetudine a operare in contesti così complessi alla documentazione didattica. I ragazzi, una grande risorsa, foto, i componenti, l'orchestra, sono in Piazza Duomo, in una delle loro tante performance cittadine, e i genitori, una risorsa che si è scoperta in questo momento di grande difficoltà. Nella foto la mamma e una bambina, il video è consultabile sul blog della scuola, che fanno gli auguri alla comunità scolastica per la Pasqua e ringraziano per il lavoro di insegnamento fatto dalla scuola. Passiamo alla questione in campo. Valorizzare gli apprendimenti. Valorizzare significa porre in rilievo, dare valore a qualcosa, all'apprendimento. E in psicopedagogia è il processo di acquisizione di nuovi modelli di comportamento o di modificazione di quelli già acquisiti, per un migliore adattamento dell'individuo all'ambiente, per un migliore affronto della realtà, della vita, come già poc'anzi è stato evidenziato. Tutto questo però diventa problematico all'improvviso, perché cambia l'ambiente. All'improvviso muta il contesto, scompare la scuola per come siamo stati abituati a conoscerla e occorre ricostruirla e anche in tempi strettissimi, creando dei nuovi ambienti di apprendimento su cui operare attraverso la didattica a distanza. Per la verità, come comunità non eravamo ancora molto ferrati a questa nuova metodologia, ma non abbiamo avuto più tempo, abbiamo dovuto incominciare a correre per rincorrere i nostri ragazzi, per non perderli, per mantenere viva la relazione educativa, perché
Questo è il nucleo della scuola, una relazione educativa, una relazione tra le varie componenti che è basata sulla fiducia. Secondo me abbiamo potuto fare quello che è stato fatto fino ad oggi perché c'era fiducia pregressa, perché c'era stato un lavoro di impegno in presenza, in collaborazione con la famiglia, in un contesto così complesso. Questo ci ha consentito di procedere anche, tra virgolette, in senso virtuale. Cosa abbiamo fatto? Queste sono così una sintesi delle azioni che la Presidenza, assieme a una cabina di regia che era formata dallo staff e dall'animatrice digitale, ha messo in campo per arrivare a coinvolgere tutta la comunità scolastica, perché tutti i ragazzi dovevano essere aggiunti, tutti i bambini, tutti i nostri 800 bambini dovevano essere un nostro problema, una nostra cura, un nostro pensiero. Sicché abbiamo subito creato dei canali di comunicazione telematica aggiuntiva, avevamo già l'albo scolastico, però abbiamo voluto veramente stare tutti quanti in contatto attraverso un canale Telegram dedicato, attraverso nuovi gruppi WhatsApp, attraverso la scelta di piattaforme telematiche per l'attivazione degli organi collegiali, per la formazione del personale e per l'attuazione della didattica a distanza. Tutti i docenti sono stati veramente messi in condizione di potersi formare, anche coloro presenti purtroppo nell'organico della scuola che non avevano molta dimestichezza con le nuove tecnologie. Qui c'è stato un grande aiuto da parte del gruppo della scuola, dei docenti. Un passaggio sulle mediazioni di carattere sindacale, sono arrivate delle così lettere di protesta nelle scuole, quindi si è dovuto anche un po' ragionare e discutere ponendo sempre l'attenzione sul fine ultimo del nostro lavoro. Abbiamo realizzato un monitoraggio iniziale per capire chi erano i ragazzi senza device, ed erano tantissimi, considerato il contesto socio-economico. Abbiamo attivato il procedimento di acquisto dei device, operando delle scelte, non potendo soddisfare le esigenze di tutti, abbiamo pensato di dare priorità ai ragazzi di terza media e ai ragazzi disabili. Abbiamo adattato la nostra proposta formativa al contesto con dei monitoraggi che adesso vedremo, e adesso ci siamo fermati a riflettere, perché riflettere significa dare sostanza al cambiamento e renderlo duraturo. Qui molto brevemente un passaggio, un richiamo al nostro piano dell'offerta formativa. In modo un po' bizzarro avevamo citato nel nostro TOF Alberto Manzi, che potremmo definire il papà della didattica a distanza, che in modo molto provocatorio negli anni 60 scriveva, in ordine alla valutazione di un bambino, fa quel che può, quel che non può, non fa, creando veramente un'attenzione su quello che sembra ovvio, cioè un procedimento di valutazione del bambino. Molto brevemente noi ci siamo così messi a rileggere il nostro PTOF, ma cosa possiamo trovare nel nostro documento su cui abbiamo lavorato tanto, che ci possa aiutare in questo momento? Abbiamo trovato la consapevolezza della logica di un servizio mirato sulla sequenza virtuosa PDCA, cioè fai, cioè progetta, fai, rivedi quello che fai e di nuovo metti in azione le tue, diciamo, le tue attività formative. Il nostro piano di miglioramento è stato un po' una bussola, ci ricordava che c'era il grosso problema della dispersione scolastica, quindi ci siamo messi veramente a cercarli uno per uno, anche quelli che avevano solo un telefonino a casa, o il telefonino non ce l'avevano proprio, o dicevano di averlo. Quindi c'è stato proprio questo lavoro di gruppo fatto dai docenti con ciascun bambino e poi dalla presidenza a supporto dei casi più difficili. Abbiamo cercato di mantenere vivo il sistema formativo integrato, noi lavoravamo con parecchi enti sul territorio e abbiamo cercato di riprodurre per quanto possibile le stesse azioni utilizzando gli strumenti tecnologici. E nella valutazione interna di istituto abbiamo ritrovato veramente le certezze relative a un lavoro che valorizzasse le competenze, quindi non fermandoci unicamente ai contenuti.
abbiamo veramente, sempre leggendo il nostro PTOF, pensato che era un'occasione per rivedere il nostro metodo di insegnamento, che va curvato sulle esigenze dell'alunno. Quindi anche nei contesti digitali occorre lavorare affinché si potenzi la motivazione dell'alunno, l'autostima, soprattutto in alcuni contesti in cui i ragazzi si rendono conto di non avere le strumentazioni che hanno gli altri, e quindi evitare la caduta in depressione di questi ragazzini, aiutare i genitori che si sono trovati di fronte anche alle problematiche della condotta, del comportamento. Ecco, questo è stato e continua a essere un lavoro importante. E la cosa fondamentale per noi è stata quella del controllo costante dei risultati. Cioè abbiamo capito che per fare didattica a distanza, ecco, occorre un feedback. Non basta inserire dei contenuti su una piattaforma, fare delle bellissime spiegazioni, mettere dei fantastici video. Occorre che ci sia l'attività in sincrono. Anche una telefonata, una videochiamata di gruppo. Questo è andato tantissimo bene nella scuola dell'infanzia, che ha lavorato in modo ottimo perché è riuscita a sollecitare l'interesse dei genitori, che si sono così trovati in questa situazione, ma non si sono persi d'animo e hanno cercato di mantenere questa relazione molto buona, molto ricca, che esisteva prima del disastro Covid. Le domande chiave, che già sono state bene illustrate da chi mi ha preceduto: quali gli apprendimenti da promuovere attraverso l'insegnamento e come organizzare questi nuovi ambienti di apprendimento rispettando quello che già noi avevamo inserito nel nostro piano dell'offerta formativa. Qui io andrò velocemente, sono a disposizione se interessano, ma tante scuole ormai hanno riflettuto su questi punti. Avevamo all'interno del capitolo sulla valutazione la tabella di corrispondenza tra voto numerico e rubriche valutative. È importante, questo ci ha sostenuto, perché fin dall'inizio sapevamo che a un voto corrisponde un'osservazione dell'insegnante su due aspetti: il processo di apprendimento e il prodotto. Questo possiamo così per il momento sorvolare. Anche qui, per quanto riguarda il comportamento, avevamo già questo materiale, che per la verità adesso stiamo rivedendo proprio in previsione della valutazione finale, e ci ha aiutato perché ci sono degli indicatori che bene si attagliano anche alle attività online: il grado di interesse, la partecipazione, l'autonomia, l'impegno, lo spirito di iniziativa, la relazione con gli altri, il rispetto delle regole, sempre però tenendo conto che l'insegnante, col suo metodo, con le sue scelte, proponendo i materiali didattici adeguati, fa la differenza. Il monitoraggio. Un primo monitoraggio è stato quello iniziale, il monitoraggio dell'emergenza. Questo è stato fatto nel marzo 2020. Intanto sapere se i docenti avevano usufruito della formazione che era stata offerta. Moltissime risorse sono arrivate anche dall'USR, proposte, corsi. Che tipo di strumenti avessero deciso di scegliere, perché è rimasta un po' a loro poi la scelta. Di fronte a una pluralità di piattaforme disponibili, una volta che sperimentate, hanno deciso di comune accordo di preferire alcune piuttosto che altre. E poi per la presidenza indicare se ci fossero dei ragazzini rimasti fuori dalla didattica a distanza, per l'attivazione di tutta una serie di azioni che ci ha consentito di riprendere la stragrande maggioranza. Altro monitoraggio, abbiamo incominciato, siamo in cammino, abbiamo capito che cosa dobbiamo fare, ma come lo stiamo facendo? E quindi una scheda di 4 pagine, qui vedete le prime due, che va consegnata mensilmente e in cui si inquadra il lavoro svolto all'interno degli assi disciplinari, all'interno di una previsione di competenza finale, e si dettaglia alunno per alunno che tipo di contatto si è avuto, qual è stato il feedback,
abbastanza snella, ma significativa, ecco, importante per capire l'andamento dell'attività didattica. Per quanto riguarda gli esami di Stato, come tutti aspettiamo questa famosa ordinanza, però stiamo già lavorando. I docenti dei consigli delle classi terze medie stanno lavorando su questo schema di sintesi. La cosa importante è che si è riusciti a fare quello che si era detto da tanti anni di fare e non si è riusciti mai, perché poi alla fine dell'anno si arrivava sempre un po' con i tempi stretti, cioè affiancare a ciascun alunno un tutor che accompagni il ragazzo nella predisposizione di questo elaborato che dovrà essere prodotto per gli esami di Stato. Brevemente, queste nostre considerazioni nel gruppo di staff sono state così confrontate con alcune letture che abbiamo fatto. Per esempio, nell'aprile 17, il 17 aprile abbiamo avuto modo di consultare questo articolo sul sito Edutopia, un sito in lingua inglese, in cui si comunicano alcuni punti fondamentali per essere vincenti con un linguaggio tipico un po' del mondo anglosassone anche nella didattica a distanza. E ci siamo accorti che questi punti sono venuti poi fuori nella nostra discussione. Il primo, proporre dei materiali autentici e rilevanti, cioè dei materiali che partissero dalla realtà, articoli di giornale, documentari, per esempio sulla Rai, no? Rai Play ha dato la disponibilità di tantissimo materiale, documentari storici, scientifici, adeguati ovviamente all'età dei ragazzi. Questo è uno degli elementi fondamentali per poter fare bene la didattica a distanza. Poi avere una varietà di risorse multimediali. Perché? Perché i nostri ragazzini disabili hanno necessità di avere una possibilità anche in questa situazione, quindi avere per esempio valorizzato di nuovo le trasmissioni radio aiuta tantissimo i non vedenti o coloro che hanno una dislessia. E quindi questo proprio ci ha indotto a riflettere ancora di più sul significato del nostro lavoro e di dare a tutti una possibilità, cioè di non precostituire un prodotto didattico limitante. Ecco, questo è il grande valore della multimedialità. Gli altri punti sono abbastanza scontati, però ripeto, ecco, si dicono, si scrivono, poi attuarli è anche un passaggio ulteriore, cioè stimolare i ragazzi a creare dei contenuti, quindi usare la multimedialità per produrre, ed è un po' questa tesina, una volta si chiama tesina, ma non è una tesina, l'elaborato che debbono andare a produrre per gli esami di Stato, ragionare sul loro apprendimento, e l'ultimo punto, ovviamente l'insegnante, se spiega dove si vuole arrivare, avrà migliori diciamo risultati. Rischi e pericoli, anche qui di nuovo prospettive. Direi, Maria Paola, di stringere in modo da permettere un po' il dibattito anche. Certo, mi fermo qui allora con questa ultima slide. Certo, grazie. Quindi, rischi e pericoli, perché? Perché è venuta fuori in modo molto, ma molto forte, soprattutto nelle scuole che hanno dei contesti particolari, l'ambiguità della gestione delle risorse. Parlo della necessità di ogni scuola di andarsi a dotare di piattaforme, connettività, device, formazione dei docenti. D'accordo, lo abbiamo fatto, ma come dice Schleicher in questo articolo che ho riportato, Schleicher è il direttore dell'OCSE, in Cina, appena scoppiata la pandemia, il governo ha messo in piedi una piattaforma digitale per tutti gli studenti. Allora, questo secondo me è uno degli elementi che devono fare a livello centrale o regionale. Non può ogni scuola andare per i fatti suoi. Alla fine si tratta solo di una scelta strumentale. Poi, la connettività.
D'accordo, ci hanno dato i fondi per poter provvedere, ma il diritto alla rete, il diritto all'accesso, il diritto all'informazione del cittadino. Quindi questo è un elemento su cui occorre un po' andare a ragionare per evitare che di nuovo si caschi in una logica di burocratizzazione. Vantaggi. Non possiamo più tornare indietro, stiamo migliorando le nostre pratiche. Stiamo acquisendo delle competenze in materia tecnologica molto importanti per lo sviluppo culturale dei nostri bambini. La nostra autonomia didattica ne sta risentendo in meglio. E è stata richiamata l'attenzione di nuovo del rapporto scuola-territorio e, cosa fondamentale, si è rinnovato questo patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. Mi fermo adesso, l'ultima slide ve la potete vedere con tranquillità ed è un piccolo video, già il primo prodotto multimediale dei nostri ragazzi di strumento musicale anche senza strumenti a casa. Grazie per l'attenzione. Grazie Maria Paola, metterà a disposizione le slide di questo intervento molto articolato e che offre degli spunti interessanti anche da qui a cui attingere. E mi pare che io sottolineerei due cose che mi hanno colpito, che a un certo punto Maria Paola dice perché ci sia didattica a distanza, occorre che ci sia una restituzione. E la restituzione, questo faceva parte anche della nota 388 a firma Bruschi, capo dipartimento, ovvero sia cosa vuol dire? La restituzione è semplicemente riconsegna quello che tu stai facendo, ma vuol dire anche, siccome ciò che viene inficiato da questa situazione è la percezione della realtà, la restituzione ha un profondo valore di ricalibrazione del rapporto con il reale, quindi ad esempio del rapporto tra docente e studenti. E poi interessanti, che meriterebbe un approfondimento, sono questi sguardi, questi accenni ad altri sistemi scolastici e a come altri sistemi scolastici si stanno muovendo e che naturalmente devono essere vagliati con opportuna attenzione e opportuna critica. Adesso siamo arrivati alle 16:51, abbiamo ancora 25 minuti di dialogo tra noi e anche di interlocuzione con i relatori. So che Marcello Sottopietra ci dovrà lasciare alle 5:05, 5:10 per un impegno, quindi se volete porre delle domande. Benissimo, questo è il momento di fare. C'è una di voi, di nome, adesso vado a rivedere sulla chat, che era Alessia Lorenzoni, la quale pone una domanda molto concreta e la leggo, l'avete vista tutti, è questo. Come valutare alunni, alunne che per tutta una serie di motivi non partecipano agli incontri in live proposti al team docenti e neppure restituiscono gli elaborati del registro elettronico, cioè coloro che si possono dare latitanti per vari motivi. Un motivo, il più estremo, e quello che noi non ci auguriamo mai, non è tanto la mancanza di connessioni didattiche, di strumenti, ma proprio cogliere l'opportunità per segnare un rifiuto di qualcosa che evidentemente prima era mal sopportato, e cioè la frequenza a scuola, l'obbligo scolastico. Allora, se vogliamo, se i nostri interlocutori vogliono dare brevissimamente una risposta, ben volentieri, ma anche se ce ne sono altre, utilizziamoli, poniamole pure e cerchiamo di dare delle indicazioni. Da ultimo, proprio come indicazione operativa, voi sapete che esistono delle bozze di ordinanza ministeriale che circolano, evidentemente in questo momento non hanno un valore formale, semplicemente pregiuridico. È importante sapere che soprattutto per i ragazzi che svolgeranno gli esami terza media, la tempistica è abbastanza stretta
perché è giusto da parte dei ragazzi sapere su che cosa svolgeranno la tematica, e quindi credo che sia opportuno dire a tutti i colleghi di predisporre tutti quegli strumenti e quegli atti necessari perché questa comunicazione avvenga. Voi sapete che è il consiglio di classe che dovrebbe dare questa, assegnare questa tematica. Assegnando questa tematica definisce il perimetro del colloquio di accertamento che poi seguirà. Benissimo, allora chi vuole rispondere a questa domanda molto concreta dello studente latitante? Allora, da chi partiamo? Partiamo da Elvira, prego. Ok, allora sì, si possono verificare appunto casi di questo genere dove ci sono dei bambini che non si riescono a raggiungere. Certo, bisogna prima, secondo me, provarle tutte, e qui è importante anche la figura del dirigente. A me è capitato con un bambino, una famiglia particolare, e nella prima parte dell'anno la bimba di prima, primaria, veniva così, era molto saltuaria nelle lezioni. Ovviamente con la didattica a distanza questa cosa si è amplificata. E lì è stato sufficiente rivolgersi alla famiglia, fare un certo discorso, prima lo hanno fatto le docenti, poi sono intervenuta io, cercando di far capire che siamo nell'obbligo scolastico. È vero che non c'è stata nessuna chiarezza sulle assenze, sul superamento delle assenze, a parte che nella primaria questo non c'è. Però se ne volessimo tenere conto, adesso non c'è per nessuno. L'ultima bozza parlava, invece la ministra, anche quando è intervenuta, faceva riferimento al fatto che quelli che non avevano frequentato il primo quadrimestre, per loro non era certa la promozione, l'ammissione alla classe successiva. L'ultima bozza è la più recente, quella sulla valutazione, dice che per gli alunni che non hanno raggiunto livelli di apprendimento consolidati o non hanno raggiunto i 6 decimi, è previsto un piano di apprendimento individualizzato dove indicare gli obiettivi appunto da recuperare e le strategie da attuare per il recupero di queste modalità. Per cui la scuola, diciamo che ha un po' le mani legate, cioè se il ministro appunto farà questa ordinanza definitiva e dice che sono tutti ammessi alla classe successiva, è ovvio che noi dovremo prevedere azioni di recupero a partire dal 1° settembre, da appena si rientrerà a scuola. Questa è una risposta chiara, oggi non c'è, perché non abbiamo neanche noi chiara la situazione. Ecco, forse questo piano di apprendimento individualizzato ci potrà aiutare. E qualcun altro vuole aggiungere? Posso aggiungere una cosa? Marcello, prego. Io credo che nell'ottica della valutazione formativa, come dire, i colloqui valutativi, allora io ho provato a fare questa cosa, ho provato a introdurre tra i 15, 16, 17 momenti formativi che i miei bambini hanno ogni settimana, anche dei momenti a piccoli gruppi. E questi momenti a piccoli gruppi, come dire, sono concepiti soprattutto come valutativi, cioè come la ricerca all'interno di un dialogo con loro degli elementi che prima abbiamo illustrato. Io credo che laddove c'è un bambino che fatica a venire per vari motivi, penso anche semplicemente perché magari ha dei fratelli e che non sono sufficienti i device, oppure la connessione c'è poco o quant'altro, io credo che la strada maestra rispetto a questa cosa sia
trovare un surplus di relazione personale a loro, e provare a, come dire, a ricercarli, a marcarli all'uomo invece che a zona, diciamo così, con una metafora calcistica, andandoli a stanare in tutti i modi e colloquiando con loro per quel poco che si può fare. Certo, questo se c'è un minimo di apertura, laddove invece proprio non si riescono a raggiungere, su questo devo dire che anch'io ho poche soluzioni. Cioè, questo è un grandissimo lavoro che ci viene chiesto, questo dobbiamo averne coscienza a noi e ai nostri docenti. Sì, io aggiungo questo, parlo anche di problemi che concretamente nel mio collegio docenti si sono posti. Noi dobbiamo tenere presente, da un lato, questo l'abbiamo già sottolineato, i docenti e anche i dirigenti hanno fatto il possibile per mettersi in contatto con gli alunni. Evidentemente, anche senza voler sindacare le ragioni, c'è anche un aspetto per cui purtroppo ci dobbiamo arrendere rispetto a certe situazioni. Non riusciamo ad arrivare a quel punto. E io credo che sia importante, però, possibilmente, per questo è importante la responsabilizzazione, cioè nel senso far vedere nel dialogo con le famiglie, guardate la convenienza, l'opportunità di poter formarvi, di poter interloquire con i ragazzi. Questo è il lavoro che ci aspetta. Anche se da un punto di vista strettamente tecnico, comunque i voti occorrono dare, ricordiamoci che la valutazione è una valutazione di un anno scolastico, quindi diventerà prevalente il giudizio, la fotografia che si è cristallizzata nel primo quadrimestre, e nel giudizio uno descriverà quello che ha constatato. Ecco, mi pare che ci sia un'altra domanda sui termini da parte di Emma. Abbiamo già, Maria Paola ha già risposto, dobbiamo aspettare l'ordinanza. So che c'è molto dibattito in merito a questa questione. Una seconda domanda era relativa alla sostituzione del voto, visto la sottolineatura delle competenze di un giudizio formativo, se il giudizio sostituisce il voto. Chi vuole rispondere a questa domanda? Maria Paola, tu cosa risponderesti? Sì, ho dato così un accenno. Allora, il punto è sempre questo. Al momento stante l'attuale normativa, la situazione non cambia. Cioè la valutazione va espressa come è stata espressa alla fine dello scorso anno scolastico e nel corso del corrente. Mi pare improbabile che all'interno dell'ordinanza, e anche nelle bozze non c'è niente del genere, si così sostituisca in modo radicale la modalità di espressione del giudizio valutativo, cioè si sostituisca la modalità quantitativa con quella qualitativa. Però è anche vero che le scuole nel loro percorso di miglioramento di formazione hanno avuto la possibilità di affiancare ai voti le rubriche valutative. Qualora su questo, perché può capitare, magari il primo anno in cui si è in quella detta scuola, oppure questo percorso non è stato fatto nel passato, quindi qualora ci fosse questa così vulnus, occorre mettersi adesso un po' a ragione. In rete ci sono molte risorse, molte opportunità, e così bisogna legare strettamente un numero a un'osservazione da parte del docente, cosa che ha fatto poi, perché e questo è il lavoro che è stato fatto durante l'anno, è stato fatto da tutti i docenti, è insito nel modo di insegnare affinché ci sia un apprendimento, occorre un'osservazione, il feedback è immediato nell'insegnamento in presenza, costruirci feedback,
Quindi su questo bisognerebbe adesso bene centrare il discorso di formazione e portare l'attenzione a gruppi di lavoro, collegio dei docenti. Bene, vedo che mi pare qui ci sono molti commenti e darei la parola a Marcello Sottopietra, perché una di noi chiede, mi pare che sia la dottoressa Nicoletta Guglielmi, chiede comunque la valutazione delle discipline resta. Come mettere insieme queste istanze di novità, queste aperture che tu hai sottolineato, con eventualmente un ritorno, ce lo auguriamo, ad una normalità? Ecco, questo è un aspetto interessante perché... Prego. Questa è la sfida. Credo che innanzitutto è vero, come dice la domanda, che molti si aspettano anche una valutazione, a voto, diciamo così, perché rispecchia di più un'idea di performance. In qualche modo rispetta il fatto che hai un'aspettativa sul tuo figlio, e questa è la verifica se questa aspettativa possa funzionare, sia ben riposta o meno. Io credo che, su questo è proprio un lavoro di educazione anche della famiglia. Sacra Famiglia dice anche questo. Io ho trovato una scuola che si occupa molto dei genitori, su cui si può ragionare su questi aspetti. E abbiamo visto, che queste aspettative sulla pura performance dei bambini spesso mettono in difficoltà i bambini stessi. Su questo ci vuole un percorso di ragionamento, di apertura, di formazione anche dei genitori. Dal punto di vista invece più formale, mi piacerebbe una pagella che affianchi molto di più degli aspetti, di valutazione anche dei non cognitive skill, per esempio, ad aspetti più puramente, valutativi degli apprendimenti. Mi piacerebbe molto ragionare su questa cosa, e so che, per esempio, qui in Trentino alcune scuole hanno rivoluzionato, chiedendo autorizzazione chiaramente alla provincia e ottenendola però, alcuni in questa direzione gli strumenti valutativi. Grazie per queste ulteriori approfondimenti. Ci sono altre domande che aiutano a inquadrare, a dare una risposta. C'è ancora qualche minuto, ancora qualche minuto di interlocuzione. Se non ci sono domande, volevo riprendere la prima, che era interessante, come recuperare i ragazzi che abbiamo perso. Ecco. Questo è uno dei problemi veramente fondamentali, perché questo evento, questa situazione, che sappiamo si ripresenterà probabilmente per la scuola italiana, ma non solo per la scuola italiana, che è una problematica di carattere mondiale, no? Leggendo quegli articoli di cui parlavo. Salutiamo Pietra che ci lascia. Grazie per il contributo e speriamo di averti ancora con noi. Ciao. Grazie a tutti. Prego Maria Paola. Ciao Maria. Quindi questo è veramente il cuore, come fare in modo che nessuno si perda. E allora è un po', adesso siamo a maggio, quindi se c'è qualche ragazzino che ancora non è stato raggiunto, non mancherà a noi cercare di capire con gli insegnanti quali sono i motivi. È molto importante questo, capire, ed è stato detto, se è un
emergere adesso di un malessere preesistente. E si cercherà di fare il possibile, ripeto, adesso il tempo è veramente poco, ma sarà un indice che ci dirà che la scuola non può più funzionare in quel modo, non può essere una scuola in cui i ragazzi non vogliono andare, ecco. Deve essere una scuola in cui i ragazzi si appassionano, anche se discoli, monelli, con le loro così irrequietezze proprie dell'età e dei contesti sociali, ma deve essere una scuola che amano. E qui è il nostro grande lavoro, il lavoro del preside, che ovviamente non può essere solo in questa attività, deve avere assieme a sé la comunità. Bene, io chiuderei qui questo confronto, questo incontro tra di noi, e riprenderei dal punto di partenza come sintesi, quello che Elvira ha detto all'inizio, cioè il fatto di un'associazione, questo conforta, rafforza il percorso che ciascuno di noi fa dentro la scuola, dentro la fatica quotidiana di vivere e di trovare un senso, una direzione di marcia in questo momento, in questo particolare momento. Concludo dandovi i prossimi appuntamenti, i prossimi webinar. Il terzo, lunedì 18 maggio, coordinato dal nostro presidente, sul tema organizzare le attività e il lavoro agile a scuola, dalle 15.30 alle 17. Un quarto webinar, coordinato da Roberto Fraccia, giovedì 21 maggio 15.30-17, sul rischio, salute, sicurezza, programmare la sanificazione degli ambienti scolastici e del rientro a scuola. Oltre a questi appuntamenti di formazione, vi ricordo, vi invito a visitare sempre il sito DISAL, che è aggiornato quotidianamente. Lo vogliamo rendere uno strumento efficace, utile per tutti, quindi anche se ci sono dei suggerimenti fateli pervenire, in modo che sia proprio uno strumento utile per tutti. Secondo avviso, a tutti i partecipanti verrà inviata una mail in data 14 maggio con la comunicazione delle modalità di accesso all'area riservata, dove poter rivedere i webinar e recuperare le slides e i materiali usati dai relatori. Terzo avviso, nei mesi di luglio, giugno, luglio e settembre, DISAL promuoverà nella modalità a distanza alcuni corsi di formazione. Anche questo, chi ha già partecipato, invieremo via mail questi appuntamenti. Sapete bene come me quanto è importante formarsi, prepararsi per il prossimo anno scolastico. Credo di aver detto tutto, rinnovo i saluti da parte del nostro presidente Ezio Delfino, che con grande passione e dedizione sta aiutando l'associazione, ma anche tutti coloro che entrano in rapporto con lui per crescere nella coscienza professionale. Ricordo il motto che lui ha coniato. Lui spesso, quando abbiamo la direzione nazionale, ci dice: DISA sei tu. Ma questo motto può essere anche esteso ad ogni dirigente, ad ogni docente. La scuola sei tu la scuola, sei tu che devi essere protagonista. Non ci sono assicurazioni che ci possano garantire in questo. Vi ringrazio, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, buonasera, grazie, ciao Aldo, ciao Gaudio, ciao Giuliano, ciao a tutti, ciao. Giuliano, ciao Giulia Paola, ciao, un abbraccio, ciao Roberto, ciao.
Ciao Maria Paola, ciao a tutti. Ciao.